Con il loro profumo intenso, i gelsomini danno il nome a questo tratto di costa. Complici l'acqua limpida e le spiagge, la Riviera dei Gelsomini è diventata sinonimo di turismo balneare. La scoperta della costa bagnata dal Mar Ionio segue il racconto dei suoi millenni di storia. Quella storia che dall'VIII secolo avanti Cristo fece approdare qui la civiltà magno-greca come a Locri. La conservazione delle città antiche è legata anche alla distanza dai centri abitati moderni che sono cresciuti lungo la costa e sulle alture. Come una grande opera d'arte, l'abitato di Gerace si innalza sui rilievi dell'Aspromonte. Al periodo normanno risalgono il castello e la cattedrale, accanto a numerosi palazzi e resti dell'epoca medievale. Anche a Roccella Ionica, all'integrità ambientale, si affiancano valori storici e culturali, simboleggiati dal castello medievale che nel Settecento divenne una residenza signorile. Sui fondali, non lontano dalla costa, nel 1972 avvenne il ritrovamento delle due statue greche che sarebbero diventate celebri in tutto il mondo come i bronzi di Riace. Dal mare all'entroterra, tra l'Aspromonte e la Sila, altri rilievi dominano paesi di montagna come Stilo, che nel Cinquecento diede i natali al filosofo Tommaso Campanella. Qui si conserva un piccolo gioiello d'architettura bizantina. La cattolica rimase a lungo una delle chiese più importanti della zona. Intorno si innalza il paesaggio delle serre.